Buongiorno, allora oggi è il grande giorno dell'evento della Renault e sono arrivata adesso da poco al museo, alla sala Pelanda dentro il museo Macro e niente, sono in bagno che ho appena lavato i denti con il mio kit, simpatico kit da viaggio. E perché a questi eventi di solito si viene qualcosa come 6 ore prima per preparare tutto, fare il sound check, per cui praticamente è come essere, insomma, una profuga. Quindi ho qui mezza vita, praticamente ho tutto qui, tutte le mie cose, e ho già visto che è arrivata Roby Berta, che adesso vado a salutare i ragazzi Daniele e Marco, che ancora non ho visto, e poi dopo mi truccherò anche, perché ho fatto soltanto la l'eyeliner, che però non si vede, sì, solo l'eyeliner ho fatto e manca ancora il fondotinta e tutto il resto, però lo faccio più tardi perché dovendo stare qui tante ore non mi va di farmi il trucco già adesso. Basta, sono tipo 80 minuti, saranno 80 minuti. Qui abbiamo cominciato col sound check, è un vero e proprio palco in effetti. E il posto è troppo carino, tra l'altro. Questa è la macchina. La targa dice Clio, forte. Ah, quindi praticamente io suonerò con la Clio che mi guarda. Wow! Devo assolutamente chiedere che cos'è. Wow, that's cool. Andiamo a attaccare la chitarra, va? Una squadra di muratori che lo abbattono. Salve! Salve! Quindi? Sì, però... Ah, qui ci sarà il DJ! Cioè, la roba del DJ! A Roma c'è una giornata bellissima, un sole che spacca le pietre. Tanto per cambiare, io sto girando scalza e sto facendo il sound check scalzo, che è una mia caratteristica, una delle mie caratteristiche, e volevo farvi vedere Pretty Roberta. Non sono Luca Argentero, ma vi volevamo dire una cosa: questa sera Sistiana e Luca Argentero si fidanzeranno. Ho scoperto che ha sposato, non lo sapevo, ma lui lascerà sua moglie e si fidanzerà con lei. Capite io con che gente ho a che fare. Poi è normale che dopo mi si spezza il cuore quando vedrò che non mi parlerà neanche Luca. No, però non è vero, non è che ti parlerà. Noi siamo certi. E quindi senti, adesso mi vuoi, guarda, facciamo così, mi metto le scarpe e vengo a vedere la tua postazione, che non ho ancora vista. Vamos. Che ho fatto il sound check. Stasera ho il microfono senza fili, which is really cool, I like that. Ciao, chi sei? Sistiana. Giuseppe. Piacere. Questo va su YouTube, in caso tu non voglia dimmelo che ti devo tagliare. Ok, lo chiedo sempre prima. Ah, questa è la tua postazione. Carino. Ma queste sono tutte cose tue? No, sono loro che hanno fornito per... Ah, per fare la... perché appunto trucchi... Questa è la zona, cioè diciamo la postazione Steloder. Ma qua... scusami, ma anche io... Salve! No, sta zoomando, aiuto. Queste sembrano, sai quegli specchi dei backstage, quelli proprio delle... Oddio, come si dice? Sai nei film americani che fanno i backstage tipo delle ballerine a Las Vegas? Ci sono questi specchi come con queste cose. Come si chiamava là quel film... dove ballavano Moulin Rouge? Coyote Ugly? Ma quelle erano più... No, Moulin Rouge sì, ma non è in America, è quello. Oh sì? Sì. Non è in Francia. Vabbè, tipo. Senti, ma quindi chiunque si può far truccare qui? Sì, dopo che hanno fatto le foto, perché sennò mi tagliano la testa. Ma queste cose poi te le puoi portare a casa? No. Qui è pieno di macchine. Questa è la quale... andremo ad adattare i trucchi. Ah, fate i trucchi tutti sul rosso, quindi sì, con i rossetti. Quando arrivi Luca, quando arrivi? SIS. Ma è aperta.
Ah, ci hanno pensato prima. Io sono come i bambini piccoli. Ma è aperta! Ci facevamo dire dentro, no? E quindi ci vedremo dopo. Quindi sì, io mi devo ancora mettere il fondotinta, come puoi notare, sì, da queste, a me, io tipo da queste discromie. Ma no, è che sei bella da HD, cioè il colore che in video viene, vedi? Ok. E niente invece, ciao. Sì, purtroppo sì, ci conosciamo già. Famiglia. Cioè, famiglia YouTube, no? Guarda, ma quindi questo è lo stand dove tu fai le foto? Questo sì, qua prendono gli accessori. Ah, lui è Stefano il fotografo. Stefano Corso, giusto? Corso. Ok. Ah, e quindi qui, perché è tutto a tema cinematografico, no? Aiuto! Come mai hai preso questo color? Perché sei in blu e allora ho detto azzurro. Non avrei mai pensato di questa serata che sarei finita a fare la drag queen, però sì. Vabbè, dici che così, aspetta, secondo me con questi Luca non potranno notarmi. Bello! Allora, e adesso stai bene. Sì. Allora ho detto, ho finito di prepararmi, questo è l'outfit of the day. Che ve lo faccio vedere dai bagni direttamente, che è un vestito che ho preso a New York in un negozio tra l'altro un po' tamarro, invece quando l'ho visto ho detto guarda un po', e costava tipo forse $16, quelle offertone che si trovano solo in America, le maniche così. Io sto già iniziando a balbettare comunque per l'agitazione, e poi con le scarpe ho questi stivaletti così. E niente, tra un quarto d'ora arriva Luca Ricettero. E adesso andiamo a fare un altro po' di soundcheck. E poi pare che siano arrivati. Aiutatemi! Pare che siano arrivati già i giornalisti. Non so, boh. Io poi di queste cose non sono molto brava con queste cose qua. Comunque ci sarà la stampa, i giornalisti dicono che ci saranno tutti i VIP stasera. E sono tutti agitati per questa cosa dei VIP. Io sono preoccupata invece piuttosto, a parte che sono preoccupata del fatto che sto facendo un video dentro un bagno e voi penserete, ma Cristiana come ci tratti male? E poi sono non preoccupata, però concentrata sul suonare. Comunque, let's go! Cioè è arrivato, capisci? È arrivato, io sto male, no, mi sento male. Non ci sto potendo credere! È lui per davvero, eh! Vabbè, è così poco, so. Di qualcosa per cui sappiano che sei tu veramente. No, sono io, e di questo vi dovete banalmente fidare, che non posso fare niente per provarlo, però mi dicono che siete in molti, che seguite Sistiana. E che sapete, insomma, quanto io sia fan di Luca. E questo l'ho scoperto adesso, però insomma mi fa molto piacere, volevo farvi almeno un saluto, insomma. Grazie, che carino! Ci vediamo presto, spero. Mi raccomando, adesso tu guarderai adesso tutti i nostri video. Io sicuramente sempre mi adopererò. Voi seguite The Waiting sul web. È vero, la web serie che vi ho detto l'altra volta. E poi ci vediamo al cinema prestissimo, insomma in autunno escono un po' di cose. C'è lui davvero, capite? È proprio lui vero! Lo sto toccando! C'è una roba fisica proprio! Oddio, mi sento male! Allora, io non mi sono ancora ripresa, qui si sta riempendo tantissimo e niente, noi tra non molto suoneremo. Ma insomma, chi voglio darla a bere adesso con questa cosa che vi racconto quello che sta succedendo? Cioè, ma voi vi rendete conto di che cosa è appena successo? Io ancora non ci posso credere. Comunque, devo darmi una calmata, devo tornare in me perché devo cantare, quindi sto aspettando ancora che arrivino un po' di voi che mi avevano detto che sarebbero venuti, sono arrivati solo un paio di persone, e poi qui ci sono un sacco di VIPs, ci sono i VIPs della televisione, che io, tipo c'è Yvonne Show, c'è, vabbè non vorrei dire stupidaggini, comunque c'è un po' di gente, guardate chi c'è qua! Non sono sicuro di voler compaire. Non mi dire sei sicuro di voler, vabbè un salutino. No, me lo sai, no, perché più che altro io ho visto il video precedente in cui compaio, sì. E la gente ha detto Andrea Stalking. Ah, vabbè.
vabbè, ma guarda, che la gente... Che voglio sempre a Paolini, esatto. La gente a volte magari non si rende conto. Andrea è un grande supporter, un grande fan, che quando può a Roma viene a sentirmi e noi lo apprezziamo. Adesso conosce anche Marco e Daniele, quindi... No, poi è un evento... Quindi... Quindi faremo qualche pezzo mio originale e qualche cover tratta da famose colonne sonore. Cioè, siamo a nostro agio, però... So and so,
tipo, ma non so cos'è i Love Papà. Dobbiamo andare a vederlo su internet, non ho idea di cosa sia, non vogliatemene male, non so cosa sia. Boh. Guardate, c'è il maxi schermo con Luca Argentero e i tweet che vanno in sottofondo. Bellissimo il live di Sistiana, grazie. Mercato che chi se l'è perso, carino, grazie. Qui c'è una specie di mostra fotografica con tutte le foto prese dal backstage della webserie con Luca Argentero, The Waiting, che vi dicevo. Sono delle foto bellissime. Anche questa, che bella foto. Mi piacciono le foto dove la gente ride così spontaneamente, ma che belli. Ah, qui c'è Luca al make-up. Bello, bellissimo. Anche questa, che bella. Veramente espressivo, davvero. Che io preferisco il rosso, ma le cose cambiano. The Waiting, dalla freddezza alla passione. E niente, allora noi andiamo, adesso io vado via, loro rimangono qui. Che cosa farete? Cosa farete in questa notte romana? Andiamo in albergo. Vanno in albergo, secondo me no, secondo me faranno qualche altra cosa, tipo andranno a rimorchiare, ma vabbè. Arrivederci! 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 Quasi a casa, condizioni di luce bassissima. Ciao! Fatti vedere. Niente. Mi ignora completamente. Volevo darvi la buonanotte e... ecco, c'è un po' di luce. Volevo darvi la buonanotte e ci sentiamo molto presto. La settimana prossima ho una sorpresa per voi. E proprio per voi. Questa volta è proprio per voi. E poi... niente, poi tante cose che spero di fare prossimamente. E... che adesso ancora non vi dico, spero di dirvele presto, questa volta riguardano me e forse un po' di vacanza, spero, e niente, vi mando un bacione e buonanotte, sono veramente felicissima e ringrazio tanto tutti quelli che erano lì stasera, che sono venuti a ascoltarmi, e anche Luca Gentero, che è stato veramente pazzesco, grazie mille, veramente una persona veramente alla mano. Buonanotte. Notte.